Possiamo iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro del percorso del laboratorio di formazione di quest'anno. Come sapete, come avete ascoltato negli altri incontri, il tema di quest'anno è il dubbio. I relatori precedenti ci hanno fatto fare dei percorsi importanti e diversi, ma comunque importanti. Solitamente da qualche anno a questa parte il terzo incontro del laboratorio è quello un pochino più, come dire, fatto di strumenti, di praticità, di cassetta degli attrezzi, e stasera abbiamo il piacere di avere Anna Bassi, che è esperta di mediazione e si occupa in particolare di comunicazione non violenta. Comunicazione non violenta nella nostra esperienza di educatori può essere veramente uno strumento nuovo per chi non è mai sentito parlare, e efficace se si prova a metterlo un po' in pratica. Lo dico per esperienza diretta, perché Anna è qui con noi, perché il laboratorio ha accolto la mia proposta di chiamarla, in quanto, non avendola mai conosciuta direttamente, però ho avuto un collega, io lavoravo per Padre Amarella nelle comunità madre e bambino, che gradualmente ha cambiato un pochino il suo approccio educativo nei confronti delle mamme e dei bimbi che accogliamo. E il cambiamento era, come dire, tangibile, e lui ci raccontava che era dovuto a questa sua nuova esperienza di messa in pratica, di sperimentazione di questa tecnica che appunto si rifà alla comunicazione non violenta, che imparati in un percorso fatto con Anna. Questo cambiamento in un educatore che fa il lavoro da 20 anni ci ha interessato, perché come si è detto negli altri incontri, come dire, modellare l'approccio educativo che si ha nei confronti dei ragazzi di cui hai la responsabilità, come dire, non è facile, non è scontato. Bisogna essere disposti, bisogna trovare qualcosa di interessante da mettere in pratica, eccetera. E allora ci siamo detti, beh, in quel caso lì c'è stato sia la disposizione sia il cambiamento. E il dubbio spesso è il motore di un cambiamento positivo, di un rafforzamento. E allora abbiamo detto, dato che questa cosa è riuscita, dato che questa cosa è efficace, possiamo proporla agli educatori dei campi e al laboratorio formazione. E quindi ecco Anna Bassi che stasera appunto ci farà. Grazie. Ci introdurrà, perché un'ora appunto sarà solo un'introduzione alla comunicazione non violenta, che già di per sé comunque è interessante come nome. Grazie. Grazie Fabrizio. Ciao a tutti, possiamo darci del tuo, anche se io ho già una certa età, volentieri. Qualcuno mi ha detto, un amico di mio figlio, ma signora, aspetti che la posso aiutare, vedo che fa fatica. Quindi ho 62 anni, ma credo molto in questo approccio, e quindi purtroppo l'ho conosciuto tardivamente nella mia vita, perché l'ho conosciuto intorno ai 45 anni, insomma 50 anni, insomma, quindi sono un po'... diciamo tutta la parte prima, quando ho avuto delle relazioni, anche quando avevo la vostra età, ecco, mannaggia, se l'avessi conosciuto forse mi sarei risparmiata un po' di dolore. Quindi ci tengo a condividere con voi questo strumento che per me è stato prezioso, e stasera, un'ora e mezza, quello che riusciremo a fare, mi piacerebbe, ecco, insomma, almeno condividere la mia passione e interessarvi, almeno così, per approfondire e anche fare un'esperienza. Vi abbiamo messo dei foglietti sulle sedie, vediamo se abbiamo tempo di fare anche un esercizio proprio pratico, perché allora, la teoria e tutto l'approccio della comunicazione violenta è molto affascinante. Troverete tanta letteratura se volete approfondire, perché Marshall Rosenberg, che è stato, diciamo, l'ideatore, ha scritto tantissimo, e io ho avuto la fortuna di conoscere Vilma Costetti, che vedete qua, purtroppo sono venute a mancare tutte e due, Rosenberg nel 2015 e Vilma nel 2013,
perché lei ha aperto una casa editrice che si chiama Edizioni Esserci, e lì ha tradotto tutto quello che Rosenberg ha scritto. Quindi trovate veramente di tutto. Quindi io, in un momento molto difficile della mia vita, ho incontrato questo libro, che è Le parole sono finestre oppure muri, l'ho messo nelle mie slide, perché è un libro che per me, ecco, vale la pena comunque avere. E quindi incoraggio la lettura, spero insomma che anche voi, ecco, vi interessiate a questo approccio, che può essere qualcosa che non va a sostituire niente di quello che già sapete, ma l'intenzione è quella di supportare quello che già sappiamo, quello che le nostre competenze, conoscenze, qualsiasi sia il percorso di studi che state facendo. Quindi ecco, Rosenberg è questo, Vilma è questo, io Rosenberg in persona purtroppo non l'ho mai conosciuto, però ho conosciuto Vilma, che è stata lei insomma a portare questa visione, che la chiamo così. Fabrizio ha detto metodo, ecco, più che metodo diventa un modo di essere. Ecco, scoprirete che stasera lo spiegheremo, e apparentemente sembra qualcosa di molto semplice, perché comunque diciamo la genialità di quest'uomo è stata quella di renderla molto fruibile, molto semplice, e allo stesso tempo, nella mia esperienza, metterla in pratica non è poi così semplice, perché non è per niente abituale questo tipo di linguaggio. Lui parte da questo presupposto che ogni azione violenta è l'espressione tragica di un bisogno non soddisfatto. Prendete il bisogno, occupatevene e la violenza scomparirà. Vi abbiamo messo sui seggiolini, magari i ragazzi che sono là, che non l'abbiamo messo dappertutto, ci sono, ok, potete prendere perché queste sono vuote, un elenco di sentimenti. Da una parte sono i sentimenti che proviamo quando i nostri bisogni sono o non sono soddisfatti. Quindi quella dove ci sono le due faccine, una che ride e una che è un po' più triste. E dall'altra parte i bisogni umani universali che tutti condividiamo. E queste due faccine indicano non che sia un luogo positivo o negativo. Ecco, Rosenberg ci tiene molto a questa visione che non esistono sentimenti negativi e non esistono sentimenti positivi. Esistono dei sentimenti che noi proviamo leciti quando i nostri bisogni sono soddisfatti oppure no. L'intenzione di fare questi elenchi e di condividerli, questo è appunto tratto dal libro Le parole sono finestre oppure muri, è quella di arricchire un po' il nostro vocabolario per diventare sempre più consapevoli di quello che è il nostro mondo emotivo. Io lavoro molto anche con i bambini, con le scuole, alfabetizzare e dare voce anche a delle tematiche insomma interiori, che possono essere anche dolorose, come la tristezza, come la frustrazione, come la rabbia, è importante, ma non solo per i bambini, perché io per esempio mi sono resa conto che la mia alfabetizzazione, quando ho preso in mano questo elenco, cioè c'erano alcuni aggettivi che non avevo mai usato in vita mia. Quindi poter dare voce a quello che è il nostro sentire e dare una pennellata più specifica rispetto alla domanda come stai? Bene? Male? Bambino? Boh, normale? Quindi dare proprio spazio a quello che viviamo ci può aiutare a diventare sempre più consapevoli di quello che viviamo, quindi poi di rendercene conto, perché comunicazione non violenta significa anche comunicazione consapevole. E vedremo insieme di come non è che questa sia una comunicazione giusta o corretta, perché non esistono comunicazioni errate secondo questa visione. È proprio un cambio di paradigma che ci propone Rosenberg, di riuscire a approcciarsi senza giudicare. Quindi comunicazione non violenta, ha trovato questo termine che si rifà molto a Gandhi, a tutta la filosofia di Gandhi, infatti lui l'ha scritto non violenta tutto attaccato, per indicare appunto questo desiderio di poter mettere al servizio della vita quelle che sono le nostre competenze e la nostra umanità. Quindi dall'altra parte, ecco, giusto per dire due parole su questi bisogni umani universali, che è molto importante per me anche proprio intendere che cosa sono questi bisogni, e mi piacerebbe magari leggerli un attimo insieme a voi. Il bisogno di autonomia, che racchiude un po' la libertà di scegliere i propri sogni, obiettivi, valori, libertà di scegliere i propri progetti per realizzare i propri sogni, obiettivi, valori. La celebrazione, festeggiare la creazione della vita, dei sogni realizzati, celebrare le perdite delle persone amate, dei sogni,
lui mette proprio questa, la traduzione è stata fatta celebrare il lutto, cioè di celebrare comunque anche la perdita, ma non nel senso di festeggiare, proprio di dare valore a qualcosa che magari non è andato a buon fine, e anziché entrare in un tunnel di senso di colpa o di rabbia, provare anche a stare in una emotività che è assolutamente naturale, che è il dolore, per esempio, il lutto, e poterlo vivere anche fino in fondo. E quindi anche lui lo mette proprio in questo modo, quindi non soltanto delle persone che amiamo, ma anche dei nostri sogni, anche di alcune situazioni, anche di alcune relazioni che magari sono state dolorose e in quel momento non siamo riusciti a trovare un modo per stare insieme come ci sarebbe piaciuto. Il bisogno di integrità, che racchiude l'autenticità, l'autorealizzazione, la creatività, dare significato alla vita, alle cose. Poi c'è tutta l'area dell'interdipendenza, che racchiude quella appunto della relazione, l'accettazione, l'amore, che è vista come un bisogno e non come un sentimento. Anche qui adesso magari se abbiamo tempo ne parleremo di questo. Appartenenza, apprezzamento, calore umano, comprensione, considerazione, contribuire all'arricchimento della vita, l'empatia, e qui faremo una bella parentesi stasera, e l'esercizio che vi proporrò stasera sarà proprio questo, un esercizio di empatia, fiducia, giustizia, intimità, onestà, rispetto, sicurezza, stima, sostegno, prossimità, delicatezza. Vado anche ad agio, perché queste non sono solo parole, non è soltanto un elenco, ma è, nella visione di Rosenberg, la nostra vita. È qualcosa che lui definisce proprio bisogni come un'energia che ci abita e che ci muove a prenderci cura della vita stessa. Perché questi bisogni sono, diciamo, al servizio della vita. Noi, tutti noi li condividiamo, e prenderci cura di questo vuol dire prenderci cura della vita. Vedete che ci sono anche bisogni fisiologici che non sono in una graduatoria. A differenza di altri approcci, magari avete sentito parlare della piramide di Maslow, dove sotto ci sono i bisogni primari, fisiologici, acqua, cibo, contatto, espressione sessuale, movimento, protezione, riposo, lui li mette come base. Nella visione di Rosenberg invece i bisogni hanno tutti la stessa valenza, ha una visione più circolare. Quindi tutti sono importanti in questa visione. Poi quello che cambia naturalmente è la, diciamo, la temporalità, quanto tempo posso stare senza bere o quanto tempo posso stare senza libertà. Quindi, ma allo stesso tempo mi prendo cura del mio bisogno di nutrimento, quindi soddisfo i bisogni fisiologici, e allo stesso tempo so che per mantenere anche un equilibrio e tenere conto di tutti i bisogni, prima o poi mi dovrò occupare anche di quel bisogno di libertà, di quel bisogno di autenticità, di quel bisogno di amore. Io per esempio mi sono accorta che in nome del bisogno di pace, per una buona parte della mia vita, ho tenuto dentro di me tante espressioni, e questo ha provocato anche tanta sofferenza nelle persone che avevo accanto, perché per non trovare da litigare, poi l'educazione che ho ricevuto era quella di non affrontare il conflitto, c'era molta paura del conflitto, quindi mio padre in particolare diceva no, stai zitta che poi andiamo a litigare. Ecco, questa cosa del litigio è qualcosa che mi ha un po' soffocato quel bisogno di autenticità e di espressione, e questo è andato un po' nella direzione di avere uno squilibrio, cioè avevo la pace ma non era una pace autentica, era una pace un po' forzata, edulcorata. Quindi come poterci esprimere in un modo che possa tenere conto di tutti i bisogni che ci sono in gioco, i nostri e quelli dell'altro, e questa sarà la nostra sfida, insomma, un po' di una vita. Il bisogno di gioco, di divertimento, di ridere, scherzare, e di comunione spirituale, quindi la spiritualità, l'armonia, la bellezza, l'ispirazione, l'ordine, la pace. Ho voluto leggerli perché così ci intendiamo che cosa sono i bisogni, perché stasera parleremo tanto di bisogni. Rosenberg è arrivato a un punto, lui era israeliano, e si sono trasferiti a Detroit nel 43, dunque lui era del 34, quindi era ragazzino, dove era il momento in cui c'erano tantissimi tumulti razziali, quindi molta violenza, e lui anche lo dice che ha subito tanta violenza, perché era in questo quartiere di persone di colore, in cui
si ammazzavano per strada, sono state più di oltre 40 vittime nel momento in cui proprio lui è arrivato. E lui è rimasto sconvolto da ragazzino, anche perché vedeva che in casa sua succedeva d'altro. Cioè, nella sua è stata una famiglia molto unita, molto accudimento con la madre anziana, e quindi cioè, era proprio sconvolto da questo. E poi ha cominciato poi la carriera anche di approfondire, vedere un po', dal punto di vista, lui era psicologo, che cos'è che poteva fare per renderci la vita più bella. Una delle domande chiave che lui mette nel suo libro è: cosa possiamo fare per renderci la vita più bella e che cos'è vivo in me e in te, proprio per riuscire a comprendere perché funzioniamo in certi momenti in maniera così diversa. Cioè, in certi momenti abbiamo questo slancio di andare verso la vita, prenderci cura uno degli altri, che è uno dei bisogni fondamentali umani, ci piace prenderci cura. Lui ha fatto tantissime mediazioni anche in molti paesi ad altissima conflittualità, Sierra Leone, in Israele anche, e Ruanda, Burundi, nel Congo. E lui dice che in tutto il mondo ha trovato comunque qualcosa che ci accomuna come esseri umani, che è quella gioia di prenderci cura uno con gli altri, cioè di davvero di offrire il cibo che ci viene offerto, diceva lui, e prendervi piacere. Quindi è qualcosa che anche durante una guerra succede. E da lì che è nata un po' la sua visione, con grandissima fiducia nell'essere umano, con i principi chiave che adesso vi dico, su cui si fonda, ecco, questo approccio. Quindi i bisogni umani sono universali e hanno tutti lo stesso valore. I bisogni umani intesi in questo senso, quindi non i bisogni indotti dall'esterno, dalla società, da qualcosa che ci stimola a chiamare bisogno, ma in realtà non è un vero e proprio bisogno. I bisogni intesi, questi che servono verso la vita. E ogni azione nasce da un bisogno. Un po' nella slide iniziale, quella che è di apertura, in cui lui dice che ogni azione violenta è l'espressione tragica di un bisogno, lui ci porta a questa visione che il bisogno, l'azione, qualsiasi cosa noi facciamo, il motivo per cui voi siete qui stasera, il motivo per cui io sono qui stasera, o del lavoro che faccio, o di qualsiasi cosa che facciamo, o che adesso io mi fermo e bevo, lo faccio, ogni azione, la faccio, la compio perché sono al servizio di un bisogno, mi voglio prendere cura di un bisogno. Sono qui perché soddisfo un bisogno di senso, di significato, di contribuire alla vita, di condivisione, di conoscenza, spero, ecco, di connessione. E quindi questi bisogni di cui cerco di prendermi cura mi muovono verso delle azioni. E qui che lui parte proprio dai suoi presupposti, che ogni azione nasce da un bisogno. Questo ci implica anche l'assunzione di una grande responsabilità, perché i bisogni sono praticamente questa energia, come lui la chiama, che si manifestano attraverso delle spie. Diciamo che si accendono come le spie sul cruscotto di un'automobile, e che sono i nostri sentimenti. Se io ho sete e ho bisogno di acqua e non bevo, mi sentirò assetato, cioè avrò questa sensazione, avrò la bocca secca, e poi a lungo andare avrò anche delle difficoltà poi, se resto molto tempo senza bere. Quindi il mio bisogno di bere mi porta a sensazioni fisiche, il mio cervello mi dice: attenzione, hai la gola secca, stai sentendo qualcosa, sono già, magari anche la mia capacità cognitiva dice: sono, non so, 6 ore che non bevi, bevi, e mi dà dei sintomi che mi danno anche fastidio, perché mi sento la gola secca, sento qualcosa che mi dà, diciamo, si manifesta con quelli che sarebbero definiti sentimenti che si manifestano quando i bisogni non sono soddisfatti. In questa slide a me ha colpito moltissimo questa visione di Rosenberg, perché ci fa assumere la responsabilità di quelli che sono i nostri sentimenti, i nostri bisogni. E con questa metafora del dosso, vediamo se riesco a trasmettervi quello che io ho compreso, diciamo. La macchina passa sul dosso, secondo voi da cosa dipende il balzo che fa? La velocità, Quindi la velocità è la causa, il dosso è lo stimolo. Quindi se immaginiamo noi stessi di essere l'auto,
che viaggia a una certa velocità e andiamo talmente veloci perché i nostri bisogni in quel momento sono molto insoddisfatti, sono molto carichi. Abbiamo bisogno d'amore, abbiamo bisogno di autorealizzazione, abbiamo bisogno di magari di rispetto, forse perché qualcuno ci ha detto qualcosa, ma quella cosa lì, che qualcuno ci ha detto qualcosa, che non so, io adesso scelgo di non bere, cioè non mi accorgo che ho sete, per esempio, non sono consapevole di come sto, posso dare la colpa al caldo, posso dare la colpa all'esterno, ma in realtà il vero motivo, la vera motivazione che mi muove e che mi dice che io mi sento in quel modo sta nel mio bisogno. Quindi se io dico che ho un bisogno di rispetto perché Fabrizio stasera mi ha detto che mi veniva a prendere, invece non è venuto a prendermi, in realtà sto dando la colpa a lui perché magari mi sento triste, mi sento frustrata, mi sento amareggiata. Se do la colpa a Fabrizio, non mi assumo la responsabilità di quello che è invece in realtà il mio bisogno di rispetto. Quindi nella visione di Rosenberg il sentimento e il bisogno sono direttamente collegati e, come in questa slide del dosso, la mia insoddisfazione non starà tanto in quello che l'altro mi ha fatto, ma starà nel mio bisogno che non è soddisfatto. Io non so per voi, ma per me questo è stato un cambio di paradigma molto difficile anche da comprendere, perché implica anche, se vogliamo, una certa fregatura, cioè non possiamo più dare all'altro la colpa di come ci sentiamo. E voi mi direte, vabbè, un momento, però di fatto l'altro fa qualcosa, quello che almeno mi dicevo io, se l'altro fa qualcosa che non mi piace, qualcosa mi tocca, mi crea sofferenza, mi fa arrabbiare. Ecco, Rosenberg dice, attenzione, che quando noi ci esprimiamo in questo modo e diciamo che lui mi fa arrabbiare, che là fuori è successo qualcosa per cui io sto male, perdiamo il nostro potere. È questo che dice. Se noi ci assumiamo la responsabilità del nostro sentire, della nostra tristezza, del nostro dolore, perché io ho un bisogno e poi posso anche chiedere un cambiamento, poi vedremo i vari passaggi per chiedere anche un cambiamento per cui l'altro potrebbe contribuire alla mia vita, questo è già un punto di partenza per cui non vado più verso l'altro dandogli la colpa, quindi creando anche ulteriori separazioni e favorendo, per quanto ci è possibile, la possibilità di non essere alla mercé completa dell'altro, ma di riassumerci la responsabilità di come ci sentiamo e quali sono i nostri bisogni. Questo non vuol dire che siamo autoreferenziali, allora ecco perché allora io ho bisogno e lui è il poverino che... No, è una consapevolezza che il nostro corpo funziona in questo modo, cioè il nostro organismo, la nostra macchina biologica anche funziona in questo modo. Succede qualcosa, arrivano dei segnali, il mio cervello li elabora, si collega alle emozioni, in base alle mie esperienze, alle mie ferite, possiamo reagire tutti in maniera molto diversa, davanti alla medesima situazione. Ho saputo per esempio di alcune conferenze o di alcuni libri che magari ad alcuni sono piaciuti ed altri no, ma la conferenza e il libro è sempre lo stesso, quindi quel libro fa schifo, no, guarda che quel libro è bello. Quindi, cioè, aspetta un attimo, le definizioni, le etichette ci danno una visione assolutamente soggettiva. A quel punto il libro dice, ma un momento, io sono bello o sono brutto? Che cos'è che mi trasmette quell'esperienza? Come mi sento davanti a quell'esperienza? E qual è il bisogno che ho soddisfatto oppure no? Se il bisogno non è soddisfatto, sarà mia cura trovare delle strategie, delle richieste, diciamo, in comunicazione non violenta, per cui posso chiedere all'altro di fare qualcosa per servire la vita o per chiarirmi, e poi vedremo anche l'altra parte, in cui voglio vedere anche l'altro e vedere l'umanità dell'altro, perché se è vero che ogni azione è causata da un bisogno, anche lui, anche l'altro, attraverso queste azioni anche tragiche, come abbiamo visto la violenza, è un'azione tragica, che comunque stava tentando di soddisfare un bisogno. Vedere l'altro nella sua umanità dietro queste azioni tragiche
ci dà con maggiori possibilità la più probabilità di incontrarci come esseri umani e anche stimolare un cambiamento nell'altro. Cioè, riprendiamo un po' un potere anche di influire sulla vita in un modo non coercitivo, che abbiamo visto che non serve assolutamente, perché io mi sono fatto anche delle esperienze nelle comunità educanti carcerati a Rimini e mi raccontavano che nelle comunità la recidiva è del 7-8%, in carcere dell'80-90%. Cioè, quindi nel momento in cui ricevi un ascolto e sei visto come essere umano e non sei solo condannato per il tuo errore, qualcosa cambia nell'essere umano, perché i ragazzi stessi condannati sono loro stessi che non credono più in loro stessi, e il sistema punitivo ci porta lontano dalla rieducazione, purtroppo. L'intenzione sarebbe quella della rieducazione, ma non funziona. Quindi questa possibilità a me, ecco, a proposito, dà molta fiducia. Ecco, un altro dei pilastri della comunicazione violenta è che la visione è che c'è una grande fiducia nell'essere umano come essere vivente che tende sempre verso la vita e fa in ogni momento il meglio che può in base alle proprie risorse. Questo un po' vale per tutti noi, e non vorrei che sembrasse una giustificazione. Non è questo, non si vuole giustificare il comportamento, ma si vuole vedere al di là di quel comportamento che è stato tragico, che non lo vogliamo, che lo condanniamo quel comportamento, ritrovare l'essere umano, dare un'altra possibilità anche a noi e all'altro. E tutto questo è, tutto il nostro, diciamo, questo tipo di approccio che ci aiuta insieme a tante altre, ad altre discipline, io dico sempre che la comunicazione violenta è una strategia che ci può aiutare insieme ad altre competenze che abbiamo, è uno strumento in più, per questo che mi piace condividerla, per uscire un po' da questa roba, che è quella che, diciamo, viene chiamato cervello rettiliano, il nostro cervello più antico, che parte all'attacco o si paralizza o fugge davanti a delle situazioni in cui percepisce il pericolo, che è grazie a questo cervello antico che siamo ancora tutti qua vivi. Ma noi lo mettiamo in pratica anche quando non c'è un vero pericolo di vita. Quando qualcuno mi urla o mi si avvicina, ma senza ovviamente farmi del male fisicamente, cioè quindi anche diciamo anche usando dei toni alti o non so, qualcosa che mi prende uno spavento, lì qualcosa mi succede, per cui in automatico, non so voi dove vi riconoscete, perché sono meccanismi spontanei, naturali, che sapete che ci sono anche negli animali, la paralisi per non affrontare quella roba lì, oppure l'attacco. Io per esempio mi sono vista nella mia modalità preferenziale, ma non solo, la paralisi. Magari ognuno di noi può riconoscere qual è la sua modalità più automatica per reagire a delle situazioni in cui ci sentiamo in pericolo. L'attacco produce rabbia, le altre due un po' più il senso di colpa. E Rosenberg dice che sia quando sono nella rabbia, che è un sentimento che va ascoltato, è molto potenziale perché funge un po' da coperta, ci copre un po' e nasconde un po' tanti altri sentimenti scomodi che non siamo tanto abituati, non vogliamo sentire, perché poi, se volete, tutta la società ci induce a non sentire attraverso sia i farmaci sia attraverso i social. E quindi la consapevolezza di poter scegliere è per me quello che è più importante per noi, per poter scegliere poi se fare qualcosa o non fare. Cioè, se io scelgo di attaccare perché in quel momento c'è qualcuno che magari mi sta agendo una certa violenza, è molto diverso da che qualcuno magari mi si avvicina e io penso o penso che ci sia una minaccia rispetto a qualcosa che fa in cui magari non sono in pericolo di vita. Quindi poter scegliere come reagire è un po' quello che ci porta anche un altro psicologo che io amo molto e vi incoraggio anche a leggere, si chiama Viktor Frankl, ha scritto un libro bellissimo, che è uno psicologo nel Lager, in cui lui continua fino alla fine, cioè lui è sopravvissuto al Lager, ma ha visto tante persone morire perché avevano perso la speranza e la fiducia. Quindi
Io resto in questa visione anche di Franklin, in cui anche lui stesso diceva che tra lo stimolo e la risposta c'è uno spazio. Quindi rispetto ad agire in automatico, poter riuscire a fare piccoli passi fra di noi, perché a volte tutta la nostra parte inconscia è molto importante e non abbiamo la consapevolezza di quanto i nostri comportamenti sono libere scelte o sono automatismi legati un po' all'educazione, legati un po' alle nostre ferite. Lui dice c'è uno spazio, ecco, in questo spazio dimora il nostro potere di decidere come rispondere. Nella nostra risposta risiedono la nostra crescita e la nostra libertà. Per questo che vi incoraggio ad avere fiducia e di fare un tentativo, ecco, di vedere che cosa succede. Dopo appunto vi proporrò un esercizio, che cosa succede anche pure in un'ora. Cioè io ho fatto tanta formazione, anche Carlo che ho conosciuto, il collega di Fabrizio, abbiamo fatto tantissime ore. Non ho la pretesa stasera di essere esaustiva e di fare, cioè non si promettono miracoli, non è la pillola magica che ci risolve la situazione. Io continuo ad arrabbiarmi, continuo a soffrire, continuo ad avere delle problematiche, ma tante delle mie relazioni, questo metto fra parentesi, in particolare con mio figlio, che all'epoca, quando ho conosciuto la CNV, era adolescente, e diciamo che è arrivato qualcosa dal cielo, che è arrivato sto libro e che mi ha permesso di ricucire, di risollevare la nostra comunicazione, che stava andando in una direzione davvero di molta sofferenza per entrambi. Quindi l'invito è di renderci conto, ecco, è questa l'intenzione. Vogliamo renderci conto sempre di più del ruolo che ha anche il linguaggio, del modo in cui usiamo le parole, ma non solo, anche della nostra intenzione, perché noi possiamo stare in silenzio e non dire una parola, ma come sappiamo dalle neuroscienze il nostro corpo parlerà molto di più di tutte le nostre parole. Quindi molte persone che all'inizio imparano la CNV, con comunicazione violenta in acronimo CNV, imparano i passi, poi dicono io l'ho messo in pratica però non ha funzionato. Ma il modo in cui lo metti in pratica, se nasconde ancora un'intenzione di punire o di fartela pagare, non funziona neanche questa strategia. E questo vi assicuro che è proprio tutto un percorso che di lavoro anche su di noi, che per me vale la pena fare, perché diciamo che non abbiamo nessun potere sull'altro. Io lo pensavo di avere potere come genitore, di cambiare l'altro, ma non funziona, non ha funzionato. Noi non abbiamo potere sull'altro, abbiamo un potere di sicuro su noi stessi. E questo cambiamento di noi stessi, questo atteggiarmi in modo diverso dall'altro, in modo diverso da come fa lui, perché se lui arriva con la violenza e io rispondo con la violenza, non ne usciamo. Ci sono questi personaggi che ho messo qua su questo tavolo, che Rosenberg utilizza un po' nelle sue formazioni e così ci ha tramandato. Questo è lo sciacallo. Lo sciacallo rappresenta un po' quello che è il nostro linguaggio abituale, cioè un linguaggio fatto di, vediamo un po', etichette, aspettate, linguaggio sciacallo, il nostro linguaggio abituale, e non è un linguaggio sbagliato, è un linguaggio fatto di etichette, di giudizi moralistici, quindi giudizi moralistici, non capisci mai niente, hanno dei pregiudizi, quella che stai facendo tu non è la comunicazione violenta, di analisi, so che fai così perché lo faceva tuo padre, come sua madre, di pretese. Devi mettere ordine, devi ascoltare, tutta l'area di quelli che sono i doveri, il negare le proprie responsabilità, quindi utilizzare dei pronomi impersonali, l'ho dovuto fare, si deve fare, questo ci deresponsabilizza, erano gli ordini. Rosenberg parla proprio nel suo libro anche di quando c'è stato il processo di Norimberga, che i generali nazisti dicevano noi abbiamo dovuto obbedire agli ordini. Però... attenzione, cioè abbiamo avuto degli ordini perché altrimenti ci uccidevano, ma è comunque stata una scelta che poteva avere delle conseguenze in un modo o nell'altro, ma è comunque stata una scelta. Quindi riprenderci questa responsabilità attraverso le espressioni prima di persona, di come stiamo e di come ci sentiamo, ci può portare a fare un cambio di paradigma. Fare paragoni ci porta in un luogo di giudizio. Tutte le etichette sono giudicanti, ci separano,
sono assolutamente soggettive. Noi vogliamo trovare un luogo comune, un luogo in cui di sentimenti e di bisogni, che è un luogo che tutti noi condividiamo. Non condividiamo più le opinioni in questi casi, ma vogliamo mettere l'attenzione, l'intenzione solo su quello che è veramente importante e che sono i bisogni umani universali, per poi trovare strategie che possano tenere conto dei bisogni di tutti. Questo linguaggio, ecco, Rosenberg lo chiama il linguaggio dello sciacallo, sbagliato, giusto, è molto dicotomico e separativo. Vede il bianco, vede il nero, vede ciò che è giusto, vede ciò che è sbagliato. E questo non è sbagliato, dirlo, perché se come, diciamo, promotore della comunicazione violenta diciamo che questo è un linguaggio sbagliato, siamo tornati nella trappola. Non è un linguaggio sbagliato, è semplicemente, come diceva questa slide, separato, è semplicemente scollegato dai nostri sentimenti e bisogni. Quando io dico che tu sei uno stupido, che lui è uno stupido, non sto dicendo niente di quello che è il mio vissuto e di quello che lui ha fatto, per cui io ho questo giudizio. L'altro, cioè, se io gli dico sei stupido, secondo voi lo educo? Se gli dico sei disordinato, lo educo a essere più ordinato? Io l'ho fatto per una vita con mio figlio, dire sei disordinato, ma non ha funzionato. Cioè, ha funzionato il momento in cui ho compreso cosa c'era dietro quel comportamento, per cui arrivava a casa e magari mangiava la pizza, la metteva dentro ai cassetti e si ammuffiva, i calzini, le montagne di vestiti, cosa c'era dietro. Riuscire a vedere quel bisogno suo di riconoscimento, di autonomia, insomma adesso non voglio entrare nel personale, ma è stata un po' la molla che ci ha fatto un po' riavvicinare. Il linguaggio, diciamo, parallelo che Rosenberg ci porta con questa metafora della giraffa, forse qualcuno ne ha sentito parlare del linguaggio giraffa, è quello che Rosenberg chiama il linguaggio naturale, cioè il nostro modo naturale di funzionare, perché noi succedono delle cose e ci emozioniamo, ci sono queste involontariamente, non è dettato da noi, no? Cioè i nostri sentimenti non è che sono dettati dalla logica, dalla ragione, arrivano in questa visione perché i nostri bisogni sono soddisfatti oppure no, cioè si accendono in un certo modo in base a quello che stiamo vivendo. Ed è un linguaggio che tutti noi abbiamo parlato, dice, quando eravamo qui, quando eravamo neonati. Cioè il neonato lo giudica, cosa fa? Esprime le sue emozioni, i suoi sentimenti, piange, ride, se i suoi bisogni sono soddisfatti oppure no. È la cosa più naturale del mondo, è stato dopo che abbiamo imparato a fare qualcosa di diverso. E Rosenberg parla di un certo tipo di cultura di dominazione che ha circa 8.000 anni, in cui siamo stati incoraggiati a utilizzare quel tipo di linguaggio, vuoi per proteggerci, vuoi per sicurezza, il bisogno di protezione e di sicurezza, lo vediamo anche adesso, cosa sta scatenando, delle guerre. Quindi, ed è infatti da 8.000 anni che siamo in guerra, cioè dai tempi dei Sumeri, che non c'è mai stato un momento in cui non ci sia stata assenza di guerra. Quindi la possibilità di ricollegarci a questo tipo di linguaggio può essere un tentativo, una strategia, chissà, che nei prossimi, forse voi, forse neanche voi, magari i figli dei figli, forse riusciranno a mettere in pratica. Ma io resto fiduciosa. Il linguaggio della giraffa, perché lui ha scelto questo animale? Ha scelto questa metafora perché la giraffa è il cuore, il mammifero terrestre con il cuore più grande. Sapete quanto pesa il cuore? Questo lo chiedo ai bimbi anche qua. 12-13 kg, poi dipende dalla giraffa. Quindi è un cuore importante, quindi essendo questo chiamato anche linguaggio del cuore, perché parla di sentimenti, parla di bisogni, lui insomma si era affascinato con questa giraffa. Poi la giraffa ha questo collo molto lungo e ha una visione molto ampia, che può vedere anche molto lontano. Quindi un po' quello che vogliamo fare noi, quando siamo davanti a qualcuno, quando vediamo una situazione, anziché rinchiuderci, anziché avere una visione ristretta, avere una visione ampia. Ma soprattutto la giraffa ha un calcio molto potente che potrebbe uccidere un leone. Le giraffe non vanno in giro a uccidere leoni. Quindi allo stesso modo noi, con la nostra potenzialità che abbiamo molto potere come esseri umani, anziché mettere questo potere al servizio della distruzione della vita, la mettessimo mai al servizio della vita,
potrebbe essere qualcosa di interessante anche che potremmo mettere in pratica. E un'altra cosa che è molto significativa è che la giraffa sembra che si nutra di spine di questo albero che è la acacia, ha delle spine molto acuminate e le mangia senza ferirsi. Fanno molto bene perché queste spine sono ricche di minerali, di vitamine, non so. Quindi lei le rumina in un certo modo e non si ferisce. Allo stesso modo, che qui la metafora, come possiamo noi nutrirci di quelle parole, di quei comportamenti che ci fanno male, in un modo nutriente, cioè riuscire a vedere dietro il succo vero di quel comportamento e nutrirci di bisogni, cercando di accogliere quello che porta l'altro e portando quello che è importante per noi. Quindi non vuol dire essere arrendevoli e diventare improvvisamente buoni, non è assolutamente una comunicazione buonista questa. Purtroppo è quello, il termine non violento sembrerebbe noi siamo non violenti. No, attenzione, molto assertiva, perché io mi voglio prendere cura veramente dei miei bisogni e non a discapito di quelli dell'altro. A volte succede questo, quando siamo molto egocentrati, questo è il mio bisogno e quindi adesso faccio come mi pare. Momento, io ho un bisogno di autonomia, ma so che c'è anche un bisogno di connessione, di collaborazione, magari se l'altro mi chiede qualcosa. E mi conviene tenere conto del bisogno anche dell'altro, perché dice Rosenberg che i nostri bisogni non verranno mai soddisfatti a discapito di quelli dell'altro. Ma perché la ragione è anche proprio scientifica, che ormai è scientificamente provato dalla neuroscienza, che siamo tutti connessi, c'è poco da fare. Cioè, che ci piaccia o no, non è che noi siamo monoliti, siamo comunque in relazione e la possibilità di poter tenere conto di quello che vivo in noi e quello che vivo nell'altro e riuscire a trovare un modo per navigare, non ho detto che è facile, non neanche Rosenberg lo dice, lui dice, fa la metafora anche della tavola da surf, che è un po' come cavalcare le onde, che dei momenti la relazione sia con me stessa che con l'altro è equilibrata, in altri momenti può essere anche che precipitiamo giù nel mare, ma la possibilità di riemergere, perché anche a posteriori si può recuperare la relazione, è interessante per me, ne vale la pena. Quindi qui, linguaggio, se avete qualche domanda sono contenta se mi interrompete, perché dopo vorrei sentire le vostre voci. Quindi parliamo di questo linguaggio, lui dice che è aliena dalla vita, perché secondo lui la vita è semplicemente quello che succede quando funzioniamo in maniera naturale come fa Leonardo. Eccolo, ha parlato. Esempi. Le etichette, i giudizi deumanizzano. Sei un bambino aggressivo, sei di nuovo in ritardo, non mi ascolti mai, quando torni a casa sei sempre arrabbiato, stai tutto il tempo al computer. Qui ho messo alcune frasi, no? Che solitamente diciamo, non so voi, ma stai sempre tutto, arrivi sempre in ritardo. Abitualmente cerchiamo di cambiare il comportamento dell'altro in questo modo, sono modi abituali, no? La punizione, il premio, si fa qualcosa di bello. Stimolare la vergogna, stimolare il senso di colpa, il rimprovero, la minaccia, senso del dovere, obbligo, lo devi fare. Purtroppo succede che può essere che qualcuno poi obbedisca a quello che noi chiediamo, ma molto anche probabilmente poi si ribellerà. Cioè, lui dice che ci sono questi due effetti collaterali davanti a questi modi per cambiare il comportamento, perché è uno stimolare, una motivazione estrinseca. Cioè, obbligo anche il bambino a fare qualcosa, finché piccolo lo fa, ma arriva un punto che poi non lo fa più. Non è, oppure se guardiamo anche noi, no? Quando siamo obbligati a fare qualcosa, alla prima occasione, cioè c'è l'autovelox, ci fermiamo lì, poi però che consapevolezza è di fare, non apriamo il tema dei 30, dei 50, ma la consapevolezza di qualcosa che come comunità abbiamo deciso che va al servizio della vita, potrebbe essere che non è piena consapevolezza, no? Lo faccio perché ce l'obbligo, ma non c'è una coscienza dietro. Quello che vogliamo fare è invece motivare l'altro a fare quello che fa, in particolar modo un bambino, voi avete a che vedere anche con molti ragazzi, qualcosa che può fare proprio come motivazione intrinseca, perché lo vuole fare, perché ci crede, ci tiene, perché è conveniente anche per lui, è al servizio della vita.
ma se lo prende come qualcosa che viene dall'alto, che non sceglie, di sicuro si ribellerà e alla prima occasione, magari al momento sì, ma alla prima occasione te la fa. A me è capitato. Quindi noi vogliamo che gli altri facciano quello che desideriamo, questo sì, ma vogliamo che lo facciano con la gioia nel cuore. Come vi sembra questa aspirazione? Come comunicare allora in modo da aumentare la collaborazione e la voglia di contribuire? Qui abbiamo due modi. Dire all'altro, cioè due tipi di onestà. A volte diciamo, ma io sono sincero, sono istintiva, vado giù pari. Attenzione, ci sono due tipi di onestà secondo questa visione. Una è dire agli altri cosa c'è di sbagliato in loro e che cos'è tutti i giudizi che abbiamo su di loro e che può essere, come abbiamo visto, un modo per educare. Oppure rivelare quello che accade dentro di noi ed è quello che faremo stasera. Vediamo un po'. Cioè sarà mettere l'attenzione da una parte anziché dall'altra. Ma che ciò non vuol dire che quella parte dello sciacallo, dove qua c'è scritto, vedete qua c'è questo sciacallino, in cui praticamente è un po' separato. Cioè quando siamo nella versione sciacallo, anche noi, siamo separati, non siamo collegati al cuore, nel senso che non esprimiamo quello che è vivo in noi, siamo tutto nel giudizio, vediamo solo quella strategia, abbiamo solo quella pretesa. Devi mettere in ordine perché è giusto così. E da lì non ne usciamo, non sto dicendo né un sentimento né un bisogno all'altro, sto dicendo semplicemente quello che non va in lui. Quindi giudizi, pensieri, strategie, pretese, quando metto l'attenzione su questo, sono un po' separato e ho meno probabilità di entrare in connessione con l'altro. Nella visione di Rosenberg, la nostra unica intenzione è di creare relazione, cioè creare, lui dice, connessione fra esseri umani. E lo propone attraverso questi quattro passi, operativamente. Osservazione dei fatti, sentimenti, bisogni e richieste. Perché questo? Questi quattro passaggi, almeno i tre passaggi primi, osservazione dei fatti, sentimenti, bisogni, sono qualcosa che comunque noi tutti condividiamo. I fatti sono fatti. Cioè, voi potete giudicare questo tavolo ordinato o disordinato, non so, butto queste cose così. Ognuno di noi può avere la sua visione. È ordinato o disordinato? Nessuno dei due. Quello che nei fatti osserviamo, cioè quello che vedono i nostri occhi, oppure quando sentiamo dire qualcosa, quello che sentono le nostre orecchie, vedo che c'è una bottiglia, delle giraffe, queste giraffe, sono molto orgogliosa di queste giraffe, che vengono dalla Tanzania, mi hanno regalato le suore missionarie a cui ho fatto formazione prima del Covid e anche dopo il Covid, sono molto, molto contenta che insomma ci sia questo valore, ecco, che viene dato a... E mi hanno portato dalla Tanzania, guarda che rappresenta proprio un po' la visione della CNV, perché vedete che le giraffe si guardano un po' alle spalle una con le altre, ma non è che si guardano alle spalle perché sono sospettose, si accudiscono, è questo il cambio, no? E la possibilità di vedere i fatti come sono ci dà il primo passo per condividere una base. Il fatto che tutti siamo d'accordo che su questo tavolo c'è un vaso di fiori, due bottiglie, una borraccia, due microfoni, due pupazzi, tre post-it, un telefono, sì, ma non siamo d'accordo sul dire che questo tavolo è ordinato o disordinato, immagino. Non so, per me è ordinato. Per te? Da questa parte. Da questa parte un po' meno. Okay. Quindi l'osservazione dei fatti è il primo passo, e vi assicuro che è il passo più difficile, perché noi costantemente interpretiamo, mischiamo i fatti a quelli che sono delle nostre interpretazioni pensando che siano fatti. Ma è oggettivo che è stata una serata noiosa. È oggettivo che è quello un bambino pigro. No, cosa lo vedo fare? Sei aggressivo. Perché diciamo così? Per ognuno di noi potrebbe essere diverso. Un bambino pigro è un bambino che io definisco pigro, ma che cosa fa? Cosa lo vedo fare? Quando vedo che torna da scuola, si sdraia sul divano e sta lì dalle 5 alle 7, questo è un fatto.
posso mettere la sua etichetta pigro, e se gli metto un'etichetta, attenzione, e anche qui ci sono stati degli esperimenti, non voglio dilungarmi perché adesso poi mi gaso e mi vengono in mente un sacco di cose, ma sono stati fatti degli esperimenti su, dando dei giudizi, facendo diciamo delle prove di intelligenza finte su dei bambini, ma poi sono stati, lo sapete, l'avete sentito dire, è stato comunicato agli insegnanti che quei bambini, all'insaputa dei bambini naturalmente, avevano superato questi test con dei punteggi altissimi, quegli altri bambini con dei punteggi bassi. Alla fine dell'anno scolastico, i bambini che avevano ottenuto maggiori risultati erano quelli che in effetti avevano raggiunto, a sapere delle maestre, i punteggi più alti, ma non era vero. Erano stati fatti a casaccio, ma guarda caso quei bambini che erano stati etichettati come bravi erano quelli che avevano probabilmente ricevuto anche inconsciamente forse più attenzione, forse più considerazione da parte dell'insegnante, perché non c'entrava proprio niente, perché erano assolutamente a caso. Quindi il nostro giudizio ha un grande valore, le nostre parole di giudizio ha un'influenza, ha un effetto. E tra l'altro c'è anche Masaru Emoto, questo biologo che ha fatto delle prove sulle parole, non so se lo conoscete, il linguaggio dell'acqua. Molto interessante anche questo, cioè le parole che noi diciamo di giudizio, di odio, di veramente qualcosa che va nella direzione di offesa e di violenza, hanno un'influenza sui cristalli d'acqua, perché lui ha fatto questi esperimenti, poi li ha congelati. Quando ci sono delle parole di pace, anche molte parole dei bisogni, tra l'altro, fiducia, ti amo, i cristalli sono perfetti. È molto interessante, dateci un'occhiata, perché io ho comprato un libro, sono rimasta affascinata. Quando invece viene sottoposta l'acqua a queste parole così forti, e anche a delle immagini di guerra, hanno fatto anche una prova, hanno messo delle immagini del crollo delle Torri Gemelle accanto dell'acqua e poi l'ha congelata, praticamente questi cristalli si rompono, vengono dei buchi, è incredibile. Quindi questo può essere una visione, questo è un biologo, ecco, io lo prendo come buono per quello che ho letto, però un effetto hanno sia nel nostro corpo sia anche nella nostra relazione. Quindi utilizzare i fatti anziché i giudizi ci può aiutare ancora una volta nella connessione. Il secondo passo sono i sentimenti, cioè l'esprimere i nostri sentimenti, e poi dopo andremo a vedere anche come scoprire i sentimenti dell'altro dietro quelle parole che non ci piacciono, e i bisogni umani universali, che anche quelli sono un terreno comune. Quindi il terreno comune, le richieste che noi possiamo fare, che vanno insieme anche poi alle successive richieste dell'altro, ci portano in un luogo dove noi li chiamiamo accordi. Trovare degli accordi che non sono compromessi, perché nel compromesso qualcuno perde sempre qualcosa. In questa visione, se veramente c'è un incontro di bisogni fra di noi, lì avremo molte più probabilità di trovare delle soluzioni, delle strategie win-win, vengono chiamate, cioè che tengano conto di tutti i bisogni, e lì ci sarà anche più soddisfazione e anche più possibilità di mantenerli quegli accordi. Quindi, esempio, anziché dire sei in ritardo, sei un bambino aggressivo, vediamo come Rosenberg ci incoraggia a fare. Si vede? Sì. Anziché dire sei di nuovo in ritardo, osservazione dei fatti. Quando vedo che nell'ultimo mese, anziché arrivare alle 8 come d'accordi, e c'è una in più che non c'entra, vabbè, sei arrivato per 5 volte alle 8:30, l'osservazione, come vedete, è molto specifica, non dice se arrivi sempre in ritardo, cioè esula dalle generalizzazioni, perché le generalizzazioni ci arrivi sempre in ritardo, e sempre, sarò arrivato 4 volte. No, cerchiamo di essere più specifici possibile. Ho visto che sei arrivato almeno 5 volte, mi sento irritata e stanca, ma non perché lui è arrivato in ritardo, e questa per me è un po' il cambio di paradigma, perché io ho bisogno di collaborazione e rispetto degli accordi. Questa richiesta viene chiamata richiesta di connessione, non chiedo all'altro di fare qualcosa, ma gli chiedo
ti va di dirmi che cosa ti ha impedito di arrivare all'orario concordato? Ho anche bisogno di capire come mai che nell'ultimo mese sei arrivato 5 volte in ritardo. Cioè, vado verso l'altro, non so come vi arriva, piuttosto che dire sei di nuovo in ritardo, anziché arrivare alle 8 e un quarto, sei arrivato alle 8 e mezza, dire ma sono un po' sorpresa. Adesso qui è scritto in maniera molto didattica, che inizialmente i quattro passi nei laboratori li appositamente li facciamo in maniera così didattica, facendoci aiutare da queste frasi che, di sostegno, mi chiama Roosevelt. Quando vedo, quando sento quelle parole, mi sento perché ho bisogno di, mi piacerebbe. Sono delle frasi di supporto che col passare del tempo, una volta che noi abbiamo riconosciuto e dato voce sempre di più ai nostri sentimenti e bisogni, diventa un pochino più slang, diciamo, più da strada. L'importante, mi raccomando, ecco, è sempre la intenzione. Perché io posso usare questa formula, diciamo, politicamente corretta, dal punto di vista della CNV, ma avere dentro di me ancora quella rabbia, quel risentimento. Quando vedo che nell'ultimo mese sei arrivato alle 8 anziché alle 8 e mezza, mi sento irritata e stanca perché ho bisogno di collaborazione. Ti va di dirmi cosa ti ha impedito? Cioè, vedete che le parole sono le stesse, ma la mia intenzione dice tutt'altro. E a volte noi lo facciamo anche senza dire una parola questo. Quando sono davanti all'altro, tutto il nostro corpo dice qualcosa. Quindi questo lavoro di traduzione, la chiamiamo così, traduzione nel linguaggio CNV, vale la pena farlo anche interiormente. Anche se io scelgo di non dire a Fabrizio quello che vorrei dire, in questa la chiamiamo espressione onesta, quell'espressione onesta che rivela quello che vivo in me, questo lavoro io lo posso fare in una modalità che noi chiamiamo Roosevelt chiama di autoempatia. Lo posso fare interiormente ed è qualcosa che fa bene anche a me, tradurre quel giudizio interiore, ma che testa di cavolo che è arrivato in ritardo e stare piuttosto che sono irritata e stanca. Ho bisogno di collaborazione rispetto degli accordi. Questo contatto e connessione con me mi permette con più probabilità di avere anche l'energia per agire, per trovare delle soluzioni, trovare dei modi che magari possono essere diversi anche dalla strategia di andargliela a dire, non lo sappiamo. Altro esempio, qual era? Sei un bambino aggressivo, lo facciamo insieme. Cos'è secondo voi un bambino aggressivo? Cosa fa secondo voi un bambino aggressivo? Cioè, innanzitutto conoscete dei bambini aggressivi? O delle persone aggressive? Cosa fa un bambino per cui diciamo che è aggressivo, per esempio? Ho detto bambino, ma picchia, non so. Siete timidi per confronto? Sì, i bambini aggressivi picchiano. Esatto, cioè mio nipote l'altro giorno che ha 4 anni è arrivato a casa con un occhio nero perché un compagno gli ha tirato addosso un libro. Quindi questo qua è etichettato subito, certo che è aggressivo. Questo qua e non è la prima volta, l'altra volta aveva buttato e poi gli dà gli spintoni. Ok, questo è quello che fa. Ha gettato, ha picchiato, gli ha dato un morso, gli ha gettato un libro addosso. Davanti a questo, io mamma, per esempio, io maestra, come mi sento? Cioè non etichetto il bambino come aggressivo, ma dico cosa ha fatto. Questo comunque negli asili nido lo fanno già, io ho fatto tante formazioni alle ragazze, alle educatrici, e già questa cosa dell'osservazione è molto presente già, quindi l'osservazione del bambino, che cos'è che fa il bambino, cosa lo sento dire, cosa lo vedo fare e davanti a questo come sto? Sono preoccupata? Sono allarmata? Sono in ansia? Dipende anche dall'entità ovviamente dello stimolo, cioè c'è dosso e dosso, A casa mia San Lazzaro hai visto quei dossi, hanno fatto dei dossi che sono un po' piramidali, cioè non sono tondi, quindi a volte il dosso può avere
una valenza diversa rispetto a un altro, ecco, non sto dicendo che tutti i dossi sono uguali. Quindi davanti a quello mi sento in quel modo frustrata, preoccupata, triste. Provate a dare un'occhiata, come vi sentireste voi davanti a quello? Oppure provate a pensare voi a una persona che magari pensate che sia aggressiva, ricollegatevi a un fatto, di quello che ha fatto. Magari ci sentiamo anche arrabbiati davanti a qualcosa che soprattutto un adulto ha fatto a noi. Perché? In questa visione, perché io ho bisogno di... Qual è il bisogno della maestra, della mamma, di noi adulti? Di proteggere la vita. Ho bisogno di sicurezza. Voglio avere la sicurezza che nessuno si faccia male. E nel caso del bambino, se dipende, se mi voglio relazionare col bambino, ovvio che modulerò anche il mio linguaggio. Questo ho preso proprio riferimento a mio nipote, non è Mattia, perché Mattia è un nome di fantasia. Quando vedo che lanci il libro in faccia a Mattia, mi sento preoccupata. Ho bisogno di essere sicura che nessuno si faccia male. Questa richiesta ti va di dirmi cosa mi hai sentito dire? Con i bambini, che è una delle richieste che Roseberg ci incoraggia a fare, che è quella della ripetizione, perché a volte quando noi diciamo le cose ci sono tantissimi equivoci rispetto a quello che abbiamo comunicato. Con i bambini vi assicuro che funziona benissimo, con gli adulti un po' meno. Far ripetere a un adulto quel che io ho detto è qualcosa che può arrivare come irritante. A meno che non mi assumo la responsabilità, non ho la sicurezza di essermi espressa come avrei voluto. Ti va di dirmi cosa ho detto? Ma tu mi accusi sempre, mi accusi di tutto. Aspetta, ci tengo. Ho detto che sono preoccupata perché ho bisogno di avere sicurezza. Ti va di ripeterlo? Il bambino lo fa perché anche il bambino si sente in colpa, già la vergogna, e tu mi stai sgridando e non riesci a entrare in contatto con quello che è veramente importante per noi. Farglielo ripetere quello che noi abbiamo detto, si rende conto anche se vogliamo anche di quello che ha stimolato in lui. Poi dopo andremo a vedere come poter attuare una potente trasformazione nell'altro attraverso la chiave dell'empatia. Però intanto ne facciamo qualcun altro di questi. Non mi ascolti mai. Vabbè, non lo faccio vedere. Avete mai sentito qualcuno che vi ha detto così? Qual è il nostro bisogno? Chiaro, no? Il bisogno di ascolto. Ma cos'è che fa l'altro per cui voi dite non mi ascolti mai? Provate a pensare in termini, non voglio risposte, provate a pensare fra voi e voi, in termini di osservazione, i fatti, che cos'è che fa questa persona per cui diciamo non ci ascolta, non mi ascolta, ma cos'è che fa veramente? Adesso vi dico cos'è il mio esempio. Quando vedo che mentre parlo accendi la TV, questi sono i fatti, non ti sto dicendo non mi ascolti, perché questo non è un'osservazione. Ma è evidente che non mi ascolta, guarda la TV, attenzione, molto diverso. Quando vedo che mentre parlo accendo la TV, come mi sento? Per ognuno di noi potrebbe essere diverso, perché se io sono tranquilla, io magari parlo, io magari sono tranquilla in quel momento lì, vabbè, lasciate guardare la TV, perché il mio bisogno di ascolto e considerazione è soddisfatto, sono tranquilla. Ma in questo caso qui invece il mio bisogno non è soddisfatto, quindi per questo che dico non mi ascolti mai, c'è un bisogno non soddisfatto dietro. Quando vedo mentre parlo mi sento frustrata, a disagio, vedete voi, scegliete voi il sentimento che vi corrisponde di più, perché? Non perché tu guardi la TV, ma perché io ho bisogno di ascolto e considerazione. Sei d'accordo a spegnere la TV e guardarmi negli occhi mentre parlo? Anche qui mi introduco un po' alla richiesta. Le richieste vedete che sono molto concrete in questo caso. A meno che di farsi ripetere dall'altro quello che mi ha sentito dire o di verificare l'altro come sta, sei d'accordo di spegnere la TV e di guardarmi negli occhi mentre ti parlo? Questo potrebbe essere qualcosa di concreto che io chiedo all'altro, non ti chiedo di ascoltarmi, gli chiedo di fare qualcosa di specifico che vada nella direzione di soddisfare i miei bisogni. Poi vedremo cosa fare quando l'altro dice no, anche. Quindi aprirsi al dialogo. Quando torni a casa sei sempre arrabbiato. Quando entri in casa in silenzio e vai in camera tua, mi sento dispiaciuta e preoccupata, perché ho bisogno di condivisione e calore umano.
Ti andrebbe quando torni di andare a fare una passeggiata in modo che possiamo stare un po' assieme? Sono tutte espressioni che io faccio in prima persona, vedete, che è una strategia che ci permette di bypassare il giudizio. Se io mi esprimo in prima persona, mi assumo la responsabilità di come mi sento, mi collego dei fatti senza giudicare e cerco di soddisfarli quei bisogni. Poi vedremo anche, sappiamo che c'è anche l'altro, come poter esercitare il nostro potere di arricchire la vita, cioè quindi davanti a questo bambino che lancia i libri, o a questo marito che non mi ascolta mai, o che arriva sempre a casa arrabbiato, tutti i giudizi che io sono qua quando sono nello sciacallo, posso interagire con l'altro e cercare di stimolare nell'altro un comportamento, perché a volte quando l'altro è nella rabbia, è nel suo bisogno, nel dolore e magari non si rende conto, è molto difficile che abbia orecchie per sentire le nostre parole, per sentire il nostro io. Ha bisogno di un tu, che mi sembra che sia anche molto in linea, no? Un po' con la fede che condividiamo, di andare verso l'altro noi per primi. Quindi di andare a vedere perché la motivazione profonda per cui quel bambino ha lanciato quel libro o quel marito che è entrato e ha acceso la TV. Voglio andare a vedere dietro quel comportamento tragico che cosa c'è. Quindi riuscire a incontrare quell'essere umano che si manifesta con questa maschera. Cioè entra, non saluta nessuno e va in camera sua. Oppure lancia il libro, cioè è un qualcosa che nasconde il bisogno che ci sta dietro. E quello che vogliamo fare con l'empatia, ripeto, non è giustificare il comportamento, ma è di comprendere l'altro in un luogo di bisogni che anch'io condivido, cioè voglio entrare in contatto con lui per riuscire a parlare lo stesso linguaggio, e questa è la nostra intenzione. E adesso qualche esempio. Quindi il potere dell'empatia, perché empatia è una definizione che ha tantissimo, anche nel primo incontro che ho assistito del professore, ha parlato anche lui di empatia, e ho visto che rispetto alla CNV empatia ha tante definizioni. Io vi porto quella che ho capito io della CNV e che ci porta Rosenberg. Cioè, secondo lui significa connetterci ai sentimenti e bisogni che stanno dietro le parole dell'altro, e l'empatia è proprio offrire una qualità di presenza, basta, basata su un ascolto non giudicante e focalizzata sulla comprensione dei sentimenti e bisogni dell'altro. Io comprendo l'altro. Addirittura Rosenberg dice, non è tanto mettermi nei panni dell'altro, perché a volte non diciamo mai, questo è scaricato, no. Okay. Diciamo a volte io sono molto empatica, sento molto. È vero che ognuno di noi ha una gradi di sensibilità molto diversa, anche proprio geneticamente, c'è tutto uno studio sull'alta sensibilità che ci indica che fortunatamente siamo tutti molto diversi, ma con una funzione molto saggia della natura, perché questo ci fa prendere cura della vita, tra parentesi. Ma quello che noi sentiamo dentro di noi non potremo mai sapere se è la stessa cosa di quello che sente l'altro. Non siamo dentro l'altro, possiamo immaginare, dare voce più o meno a come io intuisco che l'altro si possa sentire, suggerire, come immaginare come sta e qual è il suo bisogno, ma non sono nell'altro. La cosa che posso fare di molto potente, dice Rosenberg, per aiutare l'altro e anche stimolare nell'altro questo cambiamento che ci auspichiamo, è questo ascolto proprio a parabola, come se fossimo una tazza, qualcosa che sta lì in ascolto a ricevere quello che lui dice, riconosce, noi facciamo questa traduzione di sentimenti e bisogni e glieli rimandiamo, perché lui non li sa dire, lui sa parlare questo linguaggio. E quindi lo aiutiamo, e vi dico come ci incoraggia a fare Rosenberg. Mi raccomando, è sempre questa cosa: non vado verso l'altro come facevo io con mio figlio una volta che avevo imparato i primi passi della CNV per stimolare il cambiamento, perché lui mi ha sgamato subito e mi ha detto mamma non ci provare, cioè la mia intenzione era manipolatoria, cioè volevo
a tutti i costi che lui facesse quello che dicevo io, perché era giusto. Non funziona. Dobbiamo sganciarci da questo. L'unica mia intenzione quando incontro l'altro è quella di connettermi a lui. E l'unica intenzione è la connessione in questa visione. Quindi la visione dell'empatia quando vado verso l'altro è questa. Quindi mi riferisco ai fatti per cui lui ha reagito e ha fatto quello che ha fatto. Se lui arriva sempre in ritardo, io penso che lui arriva sempre in ritardo, perché lo fa? Cerco di immaginare, sto andando molto velocemente, cioè queste sono formazioni che faccio in 40 ore, quella cosa che sto dicendo stasera ci metto 40 ore a dirle. A cosa reagisce l'altro per cui fa quello che fa? Perché l'ha fatto? Perché sei arrivato in ritardo stasera? Non è vero. Da quando, adesso qui per esempio era una cosa rispetto, da quando abbiamo anticipato gli orari delle riunioni? Cioè cerco di immaginare perché lui arriva in ritardo, non lo so. Voglio provare, anziché chiederglielo, ma scusa perché arrivi sempre in ritardo? Io voglio creare connessione. E quindi questo tentativo che faccio di parlare in questo modo e di dargli empatia mi può permettere con più probabilità di trovare anche dei collaboratori vogliosi di stare con me al lavoro, per esempio. Quando abbiamo anticipato gli orari delle riunioni, ti senti in disagio e in affanno? Hai bisogno di organizzazione e cura della tua famiglia? Per esempio, vorresti che rivedessimo gli orari? È una proposta che faccio io, tutto un tentativo empatico di riuscire a immaginare quale sarebbe il suo bisogno e la sua strategia preferita, che non è detto che coincida con la mia. Questa è la sua richiesta iniziale. Poi, allo stesso tempo, io sono molto preoccupata, quindi il dialogo si riparte, cioè c'è il tu, vado verso l'altro, e dipende, se sono in una posizione di ascolto e di supporto, resto solo lì, ma se sono in una posizione di dialogo in cui io anche ho le mie motivazioni da portare, poi vado a esprimermi come ho fatto prima, in prima persona. Allo stesso tempo io sono preoccupato, perché qui le cose, cioè le riunioni, abbiamo deciso di farle alle 8 e se tu arrivi alle 8:30 ho bisogno di efficacia, ho bisogno di raggiungere anche dei risultati che mi permettano di curarmi delle energie, delle mie energie. Quindi, non so, vorrei capire cosa sta succedendo. E questo ci permette di avere un dialogo non più su un piano cognitivo di giusto o non giusto di quello che l'altro fa, ma di incontro di bisogni. Il bambino aggressivo, stesso esempio guardando il tu. Cosa immagino? Perché questo bambino, perché Mattia ha lanciato questo libro? Cerco di immaginarlo, cerco di andare verso di lui. Se non riesco a trovarlo, magari gli rimando anche solo i bisogni. L'esercizio che vi propongo, insomma, è tardissimo. Aiuto. Fermatemi, perché io sono una macchina. E questa roba da carica. Cioè, vedete a 62 anni come sono messa? Sono scritta anche a Kung Fu. Perché dà energia, cioè è qualcosa che ci nutre. L'esercizio che vi ho proposto è focalizzato solo su sentimenti e bisogni e mi piacerebbe che stasera, non so se facciamo in tempo a farlo, perché potrebbe essere che vi tornerà utile quest'estate quando farete i vostri campi questo tipo di ascolto che è diverso da quello che è diverso da empatia. Ecco, dopo lo vediamo insieme. Giusto un attimo questo, quando stavi giocando con l'ego ed è arrivato Mattia che ti ha preso i pezzi, lui ha reagito, ti sei sentito arrabbiato? Avevi bisogno di rispetto e divertimento? Oppure se sei un bambino ovviamente mi rivolgo a lui, non così, cioè magari ti dico un po' più fluido, cioè volevi essere sicuro di continuare a divertirti, avresti voluto che te li chiedesse prima di prendermi? Ecco, questa è l'empatia. Poi c'erano tanti esempi, se volete queste slide ve le lascio, io non sono gelosa, diciamo, cioè mi fa piacere se poi qualcuno le vuole. Quindi, giusto due parole sul conflitto, perché nasce il conflitto? Secondo la visione della CNV, il conflitto nasce perché mettiamo tutta la nostra attenzione sulle strategie, che non tengono conto di tutti i bisogni in gioco. Le strategie sono un modo, due, tre, quattro, la mia preferita, che magari è diversa da quella di Fabrizio, da quella di Carla e da quella di qualcun altro, ma quello che condividiamo invece sono i bisogni, sempre. Quindi metto l'attenzione, c'è molta fiducia,
che nel momento in cui io riesco a creare questa connessione, poi, dice Rosenberg, le strategie arriveranno a noi. Ma veramente ci deve essere questa connessione. Io lo sperimento, faccio tante mediazioni, anche di coppia, e le persone restano stupite, perché alla fine sono agli antipodi, ma i bisogni che vengono fuori sono gli stessi, ma è lo stesso bisogno. E lì c'è un momento di grande commozione, perché è qualcosa di vivo dentro di noi. E non dico che sia facile arrivare poi negli accordi, ma almeno l'intenzione, la voglia, la fiducia che sia possibile farlo c'è. E questo lo sperimento ogni giorno. Quindi nella visione della CNV i bisogni non sono mai in conflitto. Io magari mi sento carica, piena di energia, voi siete stanchi perché avete bisogno di riposo. Cerchiamo di, io chiudo, anziché andare avanti con le 50 slide che avevo fatto, chiudo e arrivo in fondo. E mi piacerebbe che facessimo l'esercizio. Quindi vi inviterei, se avete voglia, se avete l'energia, di stare col vostro vicino e prendere quel fogliettino dove c'è scritto diverso da empatia. E pensare, diciamo, a qualcosa che qualcuno vi ha fatto che non vi è piaciuto, qualcosa di leggero, una situazione che potete condividere anche con qualcuno che non conoscete, una cosa, non so, qualcuno che vi ha rubato il parcheggio, così. E uno dei due, decidete magari chi parla per primo, è un esercizio a coppie, chi parla per primo comincia a parlare. La persona che ha il fogliettino in mano cerca di fare di proposito tutta sta roba qua, dare consigli, guarda che è importante farlo, altrimenti, ma guarda che tu avresti dovuto dare la precedenza a quell'incrocio, consolare, non è colpa tua, è così per tutti, vedrai che andrà tutto bene, correggere, non è proprio come dici tu, giudicare, sei stato distratto, come so, secondo me è torto, ti sbagli. La simpatia sembrerebbe qualcosa di molto vicino all'empatia, vedo che questo diverso da empatia ha smosso un po' gli animi. La simpatia è interessante perché a volte quando qualcuno ci dice, sai, sono stata così, ma anch'io, proviamo un certo conforto, no? Il mal comune mezzo gaudio. In realtà questa roba qua, attenzione, perché quando l'altro, diciamo, fa un po', mi fa un po' da spalla, si crea una specie di alleanza fra me e lui che spesso è contro qualcuno, cioè entra in simpatia con me, tipo sto parlando male di qualcuno che si è comportato in un modo che non mi è piaciuto e lui mi dice, ah, hai proprio ragione, sai che anche con me ha fatto così? Questo crea ulteriore separazione, crea un'alleanza contro. Nell'empatia invece poi noi vedremo, dopo vi farò fare il sistema dell'empatia, vogliamo semplicemente rimandare a specchio l'altro come si sente, senza soffiare sul fuoco, diciamo così. Risolvere subito, a volte vogliamo, quando l'altro sta male, che è nel disagio, vogliamo subito che la cosa passi. Qualcuno ha visto il film Inside Out? Ecco, quello è tutto CNV, cioè ve ne siete accorti, quando c'è tristezza che va lì accanto a quel personaggio che non mi ricordo, no, come mai che si chiama, che gli dà empatia, mentre invece gioia cerca, no dai, vieni, no. E lui sembra più depresso. Quando ci va tristezza e gli rimanda i suoi sentimenti e bisogni, poi trova l'energia e la forza per ripartire. Cercare di tirar su prendendo la parola. Ah, hai ragione, dai, non è niente di grave. E aspetta di sentire cosa è successo a me. Vi invito a farlo, se vi va. Chi vuole farlo? Allora, l'invito adesso è di prendere l'altro foglietto, quello dove c'è scritto 3x3 ascolto. Non faremo il 3x3 perché non abbiamo tempo, faremo un po' meno. È un esercizio che anche qui una persona parla e l'altra giustamente ascolta, però in tre fasi. Questo è un esercizio che vi dico, lo faccio solitamente dopo le 40 ore, però ho voluto azzardare perché ho fiducia i giovani riescono ad accogliere. Quindi la possibilità di scambiarsi questo tipo di ascolto poi in tre fasi. Quindi la persona che parla comincia a parlare, la persona che ascolta sta in silenzio, magari vi dico è passato un minuto, sta in silenzio un minuto, lo facciamo di due minuti. I secondi due minuti la persona continua a parlare e l'altra persona cerca di riformulare in sintesi quello che ha capito. Quindi lo ferma e dice, scusa, quello che stai dicendo vorrei capire bene.
è questo, è così, così, hai detto questo. Cioè, noi la chiamiamo in mediazione riformulazione a specchio. Questo ci aiuta a verificare innanzitutto se abbiamo capito quello che l'altro ha detto. E vi assicuro, non so se voi fate dei collettivi, delle riunioni, ma io lo porto nelle scuole, nei collettivi, aiuta moltissimo, prima di prendere la parola, riformulare in sintesi naturalmente quello che ha detto l'altro, perché a volte veramente capiamo fischi per fiasco. Quindi la possibilità di rimandare. Il terzo passaggio, e questo è un po' che ho voluto ardire e osare, cercare di immaginare solo sentimenti, prendete l'elenco dei sentimenti e bisogni che ascolta, solo i sentimenti e bisogni che riconoscete dietro le parole dell'altro. Se lui per esempio è arrabbiato perché gli hanno fregato il parcheggio, io cerco di intendere, cioè mi dice, ah, ma guarda quella testa di cavolo, che bella. Cerco di intendere il suo bisogno e il suo sentire. Voi forse sei irritato perché hai bisogno di rispetto? Gli rimando solo questo, non dite altre parole, solo sentimenti e bisogni, negli ultimi due minuti. Volete provare? Accettiamo questa sfida. Quindi forse ti senti perché hai bisogno, per te è importante, solo sentimenti e bisogni rimandate e la persona continua a parlare, ogni tanto la interrompete facendo questa domanda. Ti senti forse perché hai bisogno? Mi raccomando il punto interrogativo, eh. Allora, ci tenevo a dire una cosa che non avevo detto, in questo ascolto del terzo passo soprattutto, che è praticamente tutto il cuore della CNV questo, cioè proprio questo tipo di ascolto, se lo sperimentate piano piano, magari anche fra di voi, fra persone che stasera sono state a questo corso, e provare a darvi questo tempo, è veramente un ascolto di grande supporto che tutti noi possiamo ricevere e che abbiamo tutti la competenza per farlo, assolutamente. Quindi vedrete anche il beneficio che ci dà. Nel terzo passo la nostra intenzione non è quella di azzeccare il bisogno, non è che perché se dico ma forse hai bisogno di rispetto lui dice no, non è rispetto, allora mannaggia, sbagliato, no, non è questo. La mia intenzione è quella di offrire quello che io percepisco e rispetto con molta molta umiltà. È lui che mi dirà, no, guarda, ho bisogno di chiarezza, ah, hai bisogno di chiarezza. Quindi il nostro supporto, il nostro aiuto in questo ascolto è di permettere all'altro di fare chiarezza in sé. Cioè, non è che io mi vado a dire, so io come ti senti, so che hai bisogno di rispetto. Non è questo, non è questo. Cerco di farlo in forma dubitativa per aiutare lui a trovare lui se stesso. Ma io non so niente di lui stesso. Se c'è una persona che ha un'unica autorità in materia di quello che sentiamo, siamo noi. Solo noi sappiamo come stiamo, a volte non neanche, a volte neanche. E questo lavoro, e chiudo con questo, ecco, questo è un po' i tre processi che Rosenberg ci ha, diciamo, ci incoraggia a fare. Autoempatia, cioè questo lavoro lo posso fare anche da solo, da sola, riconoscere come sto in silenzio o facendomi aiutare da un compagno senza entrare già in relazione con la persona che mi ha dato lo stimolo, e poi poter successivamente fare empatia, cioè riconoscere i sentimenti e bisogni dell'altro e dire io come sto. Questo simbolo dell'infinito è un po' il nostro simbolo del nostro centro, il centro internazionale che ha fondato Rosenberg, che rappresenta questa danza, cioè un po' ascolto te, un po' esprimo io, un po' ti ascolto. In questa danza con più probabilità troveremo un modo per incontrarci, e qui io è il mio augurio anche per voi e vi ringrazio. Grazie Anna, questo bel applauso, grazie per l'attenzione. Ci siamo spinti verso le 11, però erano temi che hanno intercettato anche i pensieri che avevamo fatto su questo percorso, sul tema. Il fatto di vedere che dentro di noi ci possono essere tutti questi sentimenti, questi bisogni, e anche vedere appunto uno schema che ci aiuta a riconoscerli è quella, come dire, sostare di fronte alla complessità con maggiore consapevolezza. Mi sembra che appunto la parola consapevolezza forse sia la parola che intercetta di più il pensiero che abbiamo avuto quando abbiamo progettato questo percorso. Grazie dell'attenzione. Adesso le ballette consegno nel regalo. E allora un grande
grande, grazie, un altro applauso a Anna, consegnando. Allora, buonanotte, grazie dell'attenzione, c'è un piccolo rinfresco, no, c'è la preghiera, sì. Però dopo la preghiera c'è un piccolo rinfresco, c'è anche un piccolo cestino rosso dove eventualmente lasciare l'offerta, e grazie a tutti, iniziamo la preghiera. Marco la preghiera. Forse c'era qualcuno incaricato di leggere? Vieni. Forsù. Forsù è previsto. Comunicazione non violenta. Bene, ci possiamo stare in piedi, vediamo l'ultima parte del testo che trovate, con il brano degli atti e le preghiere con cui accompagniamo i canti che stiamo preparando. Appunto alcune parole del Papa nell'enciclica Fratelli Tutti, ecco l'ultimo numero. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario, né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società, trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di battere e di confrontare le idee, facilita la ricerca di consensi e apre strade laddove l'esasperazione distrugge tutti i ponti. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e dobbiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Ripetiamo insieme: ti preghiamo Signore, accompagna il nostro cammino. Ti preghiamo Signore, accompagna il nostro cammino. Per gli educatori delle nostre comunità, impegnati nella crescita personale e spirituale delle bambine e dei bambini,
delle ragazze e dei ragazzi, affinché in questa responsabilità si pongano al loro fianco in una relazione accogliente e capace di far emergere il bene, il vero e il bello delle loro vite. Ti preghiamo, Signore, accompagna il nostro cammino. Per tutti i partecipanti ai gruppi parrocchiali di cui abbiamo la cura, ciascuno si sente accolto con le proprie caratteristiche personali, nelle diverse fasi di vita e con i propri tempi, sperimentando legami rispettosi e testimonianze di fede autentiche in grado di suscitare il desiderio di mettersi a loro volta in gioco al servizio del prossimo. Ti preghiamo, Signore, accompagna il nostro cammino. Per l'Azione Cattolica, per le nostre parrocchie, perché mantengano sempre la tensione a comprendere, ascoltare ed includere, favorendo l'incontro tra le persone e le generazioni, affinché ciascuno senta di essere cercato ed accolto, segno della premura che il Signore ha per sé ogni creatura. Ti preghiamo, Signore, accompagna il nostro cammino. Ti affidiamo, Signore, i campi estivi, accompagnali con la grazia affinché possano essere per tutti occasioni preziose di amicizia, condivisione fraterna e crescita umana e spirituale. Ti preghiamo, Signore, accompagna il nostro cammino. Per ciascuno di noi, affinché il dubbio che abita le nostre vite non divenga un ostacolo, bensì l'occasione per porci nuove domande ed aprirci a una costante ricerca della verità e dell'amore a cui il Signore ci chiama. Ti preghiamo, Signore, accompagna il nostro cammino. Queste preghiere e ogni altra necessità che vogliamo affidare al Signore per noi, per i nostri ragazzi, per le nostre comunità, a Lui la rivolgiamo con l'intercessione di Maria, nei giorni in cui la città anche vive la visita della Beata Vergine di Santo Luca. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Prendiamo grazie a Dio. E nell'andare in pace, come già ricordavamo, c'è anche un piccolo rinfresco che possiamo condividere.